sua trasformazione rispetto all'arte concettuale, come diciamo anche questo allontanamento, no, dell'intendimento dell'opera da parte del creatore, cioè la difficoltà di poter comprendere e ricordare, abbiamo detto forse notte ci siamo visti, la crescente difficoltà della scrittura di comprendere fino in fondo quali erano i presupposti che c'erano dietro alla parte, quindi capirla in modo semplice, cioè invece un passato pre-industriale avveniva, no? Quindi abbiamo visto anche come la critica d'arte ancora prima questa, ancora oggi ha questa opportunità di offrire un supporto laddove avviene un'incomprensione, no? Quindi si crea una barriera tra l'opera d'arte, cioè tra l'artista, l'opera d'arte e il creatore. Questo incontro di oggi lo investiremo su questo ragionamento qua, su come è stato necessario per alcuni artisti non solo mettere in discussione proprio la forma tradizionale dell'oggetto per l'arte. Quindi potremmo dire che tutto il discorso minimalista, della semplificazione della forma, che in fondo ha investito tutti i media, quindi abbiamo visto come nella pittura, nella scultura, anche nella letteratura, questa ricerca di un prodotto minimal era in qualche modo un interesse che una serie di artisti negli anni 60 e 70 hanno cominciato a mettere in risalto nella loro produzione. Ma oggi noi vedremo, analizzeremo come successivamente, ma più che successivamente potremmo dire allo stesso modo, subito dopo, e probabilmente gli stessi artisti alcuni, a un certo punto hanno pensato di ipotizzare un passaggio successivo, che era quello del linguaggio, e quindi la semplificazione non solo della forma dell'oggetto dell'opera d'arte, ma della l'altra volta penso però mi lessi proprio un'affermazione di Sole Witte, se non sbaglio, che era rispetto al ragionamento che abbiamo fatto e che oggi continueremo a fare. Io vi ricordo che tutte queste cose che vi dico sono sempre utili al ragionamento che noi faremo rispetto alla nostra distanza, quindi capire come tutto questo processo mentale, no? Questo raggiungimento concettuale che si è raggiunto in quegli anni e che ancora produce interessanti risultati, ci può essere utile per la nostra ricerca. Allora, Sole Witt dà questa intervista, rilascia questa cosa, dice: l'idea in se stessa, anche se non realizzata visualmente, allora sapete chi è Sole Witt, ce l'abbiamo nella nostra stazione, quello che fa quei dipinti con tutte quelle bande colorate, la bella opportunità di averlo anche sul nostro territorio con queste nostre stazioni dette dell'arte. E diceva: l'idea in se stessa, anche se non realizzata visualmente, è un lavoro d'arte, tanto quanto un prodotto finito. Le idee possono anche essere espresse con numeri, fotografie, o parole, o in qualsiasi modo scelto dall'artista, dato che la forma non è importante. Capite che c'è stato un superamento, quindi non solo non basta più ridurre la forma al minimo, e quindi tutta la
la vicenda minimalista, no? Che abbiamo visto attraversato un po' tutti i linguaggi, no? Ma diventa necessario superare per intero la stessa forma. Come è possibile superare la forma solo attraverso l'idea? Okay? Quindi l'idea che viene, diventa principe del pensiero dell'artista. Quindi, cioè, l'artista in qualche modo comincia a riflettere sulla utilità di dare valore all'idea ancor più della sua forma, laddove dovesse diventare forma. No, perché noi diciamo sempre, lo diciamo anche noi, che quando uno fa una cosa è evidente che seppur nell'immediato ha dovuto pensarla, no? E quindi questa idea di valorizzare l'idea, vedremo come ha interessato la produzione di alcuni artisti. Io oggi vi farò vedere l'immagine di un artista che si chiama Hans Hake, un artista tedesco, probabilmente che non la produce. Vi farò a farvi vedere alcuni lavori in particolare di questo artista. Lo vediamo subito, uno di questi che è Condensation Cube, una struttura molto semplice, come potete vedere. In genere lì realizzava queste strutture di materiale Vexitas. Riuscite a vederlo? Allora, in realtà questo lavoro va compreso bene, cioè nel senso dobbiamo capire bene cosa c'è dietro questo lavoro, quindi vedete com'è importante il supporto critico del ragionamento critico sul lavoro, soprattutto sul lavoro del genere. L'artista in questo caso anche non è che interessa più di tanto produrre un cubo, no? Come magari invece a qualche artista minimalista sarebbe interessato fare, no? Sarebbe interessato fare un'operazione del genere. E quante anche strutture modulari abbiamo visto che nel minimalismo, soprattutto nella scultura, è quella che doveva essere, che è diventata la fine della scultura, c'è stato l'aljab, no? La ripetizione modulare da alcune forme semplici, elementari, tridimensionali come il cubo o il parallelepipedo, potremmo pensare che è la stessa cosa nel caso di questo lavoro di Hake, ma così non è, perché l'artista in realtà è interessato a presentare non tanto la forma di questo cubo, ma vedete questo effetto di condensazione. Poco per dire qualcosa di invisibile, okay? Che si rende visibile solo perché si è creata questa condensazione, ma di fatto qualcosa di inconsistente che non c'è. Quindi proprio come l'opera, okay? Quindi sempre di più diventa necessario per l'artista, scusate il gioco di parole, ma produrre cose improducibili, cioè produrre qualcosa che non può essere prodotto, che non vale più la pena produrre. Infatti, quando noi abbiamo parlato anche di Joseph Kosuth, sappiamo, conosciamo i lavori magari più celebri, quelli della sega, quelli della sedia, ma probabilmente, a mio avviso, il lavoro ancora più interessante di Kosuth è tutto il lavoro che lui ha fatto dal punto di vista della produzione invisibile, cioè quello delle inserzioni sui giornali, quindi delle comunicazioni televisive, affermare un pensiero utilizzando uno strumento che non è più l'opera d'arte, l'oggetto, okay? Il quadro, la forma, okay? Quella materia che noi in qualche modo riconosciamo come opera d'arte. Infatti sappiamo bene che tutta l'esperienza dell'arte concettuale in fondo prende a prestito il linguaggio, soprattutto la parola e quindi anche il prodotto libro,
per fare una produzione. Molti artisti concettuali utilizzano la forma catalogo, la forma libro, addirittura qualcuno diceva: se volete venire a vedere una mostra concettuale, basta che voi vedete il catalogo. Non ci venite alla mostra, ok? Vedete direttamente il catalogo della mostra, perché la mostra è il catalogo. Chiaro, ragazzi? Quindi è chiaro che è tutto un gioco sulla definizione dell'opera e sulla sua definizione, no? E quindi è giusto pensare che in fondo questa sfida che accetta l'artista è quella di ipotizzare un'opera d'arte senza opera. E tornando al nostro ragionamento, è possibile realizzare una videoinstallazione senza video? Vedete, torna ancora una volta il nostro interrogativo. È possibile farlo solo in termini concettuali, è evidente. Cioè, è possibile realizzare videoinstallazioni concettuali solo se si riesce a comprendere una modalità concettuale. Non può essere quindi una produzione tradizionale di video arte. Quindi potremmo dire che questa rivoluzione concettuale probabilmente non ha attraversato fino in fondo il linguaggio video. Ma spesso il video viene utilizzato da artisti concettuali come se fosse il libro, so se chiama, o come documentazione di qualcosa che non può essere rappresentato. Ma non viene messo in discussione il video, perché probabilmente in quegli anni il video non era ancora associato all'opera d'arte. Oggi sì, però. Oggi la videoarte è a tutti gli effetti una modalità espressiva dell'artista, no? In quegli anni no, quindi non era necessario probabilmente demolire anche quell'ambito di sperimentazione, okay? Come invece è accaduto per la pittura, invece è accaduto per la scultura, per l'architettura e per tantissime altre discipline. Okay? È chiaro che fare questo ragionamento legato al video significa comprendere il valore della nostra idea, come dicevamo la volta scorsa. Quando scusatemi, mi piace ogni tanto leggere qualche citazione, ma in questo libro. Comunque ve lo siete segnato, io non lo faccio tutto. Allora, mi fa piacere leggervi quest'altra citazione. Vediamo se la trovo sempre facilmente. Poi se vi fa piacere lo potete sfogliare, perché qua per esempio vedete ci sono delle cose che posso. Vedete come spesso si utilizza il cartaceo, no? Per la produzione concettuale. Qua ad esempio c'è questo lavoro straordinario di Art and Language, che poi vedete sotto Art and Language in realtà poi spesso c'erano diversi artisti. In questo caso c'è un altro che questo qui che vedete non si riesce a vedere niente, che è un dipinto, che è un dipinto su tela. Capite come diventa interessante la sfida anche per un artista tradizionale, no? Di poter fare un quadro concettuale. E se, questo quadro si chiama Secret Painting, pittura segreta, no? E il ragionamento loro era quello: se io realizzo un fondo, ok? Faccio un fondo nero, nel caso di questo, e vado a realizzare il mio soggetto, nel loro caso la mia scritta, con lo stesso colore nero, è ovvio che la scritta è invisibile, e quindi diventa un codice invisibile.
visibile. In questo caso si riesce a essere tutto quello, si riesce a rimanere fedeli a questa immagine concettuale. Capite come però anche l'esperienza minimalista, soprattutto la cultura minimalista americana, è stata fondamentale, perché il monocromo in qualche modo è già conteneva questo segreto concettuale, no? Anche se poi è stato necessario svilupparlo successivamente, in un tempo che è avvenuto non così distante da quell'esperienza. Il problema dell'oggetto dell'arte e dei mezzi della sua individuazione alla luce della critica del modernismo è il problema del pubblico, dei fruitori e dei mezzi di trasformazione dello spettatore in partecipante attivo. Il problema dell'artista come autore è quello dei mezzi da mettere in opera per sopprimere l'artista individuale in quanto creatore. E infine il problema dell'oggetto d'arte come reliquia del simbolo. Questa è l'affermazione di Harrison. Quando voi sentite feticcio, reliquia, capite che è tutto ciò che la gente considerava, ma cioè ancora oggi considera feticcio, lo scarto di quella sua genialità, no? Cioè l'artista, c'è questo genio che ogni tanto produce delle cose e quindi rilascia questi feticci. Allora Harrison dice: l'unico modo per superare questa idea tradizionale dell'opera d'arte è quella di favorire un nuovo canale di comunicazione con il pubblico e quindi metterlo davanti a un'opera che non è più quella che lui considera come feticcio che può mettersi nel suo salotto da qualche parte, ma qualcosa che è impermanente. Quindi quando io scrivo un'inserzione su una rivista e dico che quella è un'opera d'arte, capite che ma chi se ne è accorto? Se io scrivo una frase, no? E la metto su Brink e Franco, la gente legge gli annunci, vuole leggere quella cosa là in mezzo, capite che si è dissolta quella cosa, no? E quindi non è diversa da, che non è molto diverso da fare un dipinto con fondo nero e scriverci sopra delle cose con colore lì, più o meno è lo stesso desiderio di azzerare l'oggetto, che è l'oggetto. Un'altra immagine che vorrei farvi vedere, sempre lo stesso artista di arte, è questa qua. Vediamo se è un po' piccolina. Questa qui che è una installazione, vedete, si chiama News, un lavoro del 69, e c'è questo tavolo, riuscite a vedere un po' piccina, trovo con la macchina da scrivere, il computer con un certo ancora come opulenza, no? Di produzione di informazione, no? che diventa quasi un blocco, no? Diventa quasi qualcosa, una materia potremmo dire quasi automatica, no? Di produzione. E quindi vedete che già nel suo lavoro, e questo è un aspetto che poi mi fa piacere riflettere, come ci ho scelto Hager, non un altro artista concettuale, e che pur rimanendo un artista concettuale, Hager a un certo punto, soprattutto nel suo percorso, sceglie una strada, una rinuncia sociale, okay? Quindi fa un lavoro concettuale, ma finalmente politico, okay? Quindi anche in questo caso è sicuramente una steccata su quello che era la condizione dell'informazione anche in media, quindi della stampa, perché immaginate che nel 69 la carta stampata aveva ancora, diciamo, un'importanza, non era come oggi che la gente guarda le notizie su internet, ma il giornale ancora erano
avevano un potere di informazione, e quindi capite bene che questa scuola della controinformazione, come abbiamo visto anche, lei che ha anche poi in molti lavori palesemente anche americano rispetto a quello che significa America come sistema di grande potere. E sicuramente questo tipo di lavoro che a mio avviso è molto interessante perché mantiene questa posizione concettuale. Il lavoro in fondo esistente sì nella sua documentazione, ma c'è ancora il discorso del linguaggio, della parola, no? in questa scelta di utilizzare la macchina da scrivere, ma allo stesso tempo c'è la denuncia sociale. A questo punto io credo che, tornando al discorso che poi ci è utile, noi potremmo anche pensare che se è possibile fare un'operazione con video oggi in termini concettuali, è anche possibile per qualcuno di voi, laddove lo ritenesse opportuno, non solo svuotare il video da quello che potrebbe essere diventato il feticcio di se stesso, che il video è diventato il feticcio di se stesso, ma la nostra produzione di video concettuale potrebbe anche aprirsi, laddove lo ritenete necessario. Ad esempio, è venuta una vostra collega, che sapete che qualcuno di voi viene prima, ma ha parlato del suo lavoro, se volete dopo ve ne accenno. Lei ha intenzione di fare un lavoro di denuncia sociale legato all'ambiente, alla natura, al disastro ambientale. Questo tipo di possibilità è praticabile, ma non dico opportuno, ma sicuramente si concilia con il discorso che noi stiamo facendo, perché è figlia di quell'esperienza, viene da quel ceppo lì. Io vorrei chiudere con un'altra immagine di Ape che vorrei farvi vedere. Scusate un attimo, grazie. Ecco qua, ecco il lavoro che volevo farvi vedere anche per confermare il discorso che facevo di Ape rispetto alla. A vederlo? Meglio di quello che si fa. Comunque almeno lo posso gestire io. Ok, sono riuscito a vederlo, ragazzi. Mi fa piacere sempre stimo. Prima che io dico qualcosa stimolare voi. Vostra intuizione che vi suscita questo lavoro, che ma di piano non ci sta, la data del 2009, no forse l'anno passato, non lo so, comunque non è peggio, so può darsi che devi farmi in mente, ragazzi, spera un po' il concetto della dell'America, dell'antologia americana, di come andava la vita qui, c'è questa maniera che copre, che non fa vedere, che ostacola la comunicazione diretta. Tra l'altro, se non sbaglio, ci dove sta, quindi anche forse l'ideologia americana che accetta. Sì, sai, Star con le stelline americane, capite come anche il titolo, io perciò forse c'è il titolo, sogno americano, no? La macchina di essere celebrità, no? Il culto dell'immagine americana, no? Il cinema, il cinema, gli Hollywood, cioè. Grazie ragazzi, no? Mi risuscita un po', grazie, non mi emozionavo. Uno molto bello questo. E tra l'altro è molto interessante perché affrontare
usare diverse tecniche anche, no? Per questo ragionamento della moto alle installazioni, quindi non si è fermato soltanto magari su un aspetto particolare di un supporto, ma ha scelto di dare spazio al suo ragionamento, quindi questo suo ragionamento poteva aprirsi a qualsiasi cosa. Sempre però lavorando su questo totalmente. Allora, su questa immagine di Hagen, che spero vi sia piaciuto e spero che voi possiate poi approfondire, tra l'altro faccio pubblicità all'amico Sergio D'Arte, che è un giovane critico d'arte, storico dell'arte, che ha realizzato una bella pubblicazione proprio su arte, e che insomma nel libro italiano quando non è hanno tutto fatto, insomma lui fa un bel ragionamento sul lavoro di Hagen dal punto di vista politico, quindi di come la sua produzione è intrisa in questo ragionamento. Quindi io direi di stoppare, perché no, non puoi pulirmi, però ora vorrei capire un attimo ognuno di voi a che punto siamo, e io spero che bello, spero che